fare i conti con l'ambiente. Ecco, nell'ambito di questa mattinata dedicata ai centri del riuso, siamo con Barbara Sentimenti di ERA e, parlando di riuso in senso lato, ecco, voi avete un progetto molto interessante che si chiama Progetto Cambia il Finale. Vuoi parlarci un po' di questa esperienza? Sì, allora, è un progetto che praticamente abbiamo sviluppato in accordo con Atersir e riguarda, diciamo così, il riuso in senso lato. E cambia il finale perché? Perché fondamentalmente i rifiuti, quello che è un rifiuto ingombrante può avere una nuova vita se viene donato prima che diventi rifiuto a una serie di onlus che noi abbiamo coinvolto in questo progetto e quindi possono intercettare l'ingombrante prima che diventi un rifiuto, andando a alimentare così il circuito del riuso. Le onlus che nel corso del 2014 sono state coinvolte sono 15 e sono distribuite su tutto il territorio dell'Emilia Romagna che noi gestiamo, andando a coprire circa 2 milioni di persone. E i risultati che abbiamo ottenuto nel corso del 2014 sono stati molto lusinghieri, perché diciamo questo circuito, oltre ad avere delle ricadute sociali positive, perché abbiamo distribuito comunque sul territorio abbiamo sviluppato l'attività di queste onlus, ha permesso di intercettare circa 450 tonnellate di beni ingombranti prima che queste diventassero rifiuti, che possono non sembrare un dato così grande nella massa di rifiuti ingombranti che noi annualmente raccogliamo, ma che comunque è un ottimo risultato per, diciamo, tutte le implicazioni sociali e ambientali che il progetto ha portato, tant'è che insieme ad Atersir il progetto continuerà anche nel 2015. Grazie, continuiamo quindi a cambiare il finale di questi, cambiamo il finale, esatto, di questi rifiuti. Grazie a Barbara Sentimenti di ERA, Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.